Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 16 luglio. Ovviamente tutti quanti i giornali si occupano della questione autostrade. Allora, intanto io ho fatto un video ieri che potete trovare sul sito nicolaporro.it, ovviamente è un po' complicato e un po' tecnico, in cui spiego esattamente le due fasi dell'operazione. Si tratta di una nazionalizzazione delle autostrade da parte dello Stato. Lo Stato, come tutte le nazionalizzazioni, pagherà qualche cosa, ed è del tutto evidente, perché bisognerà ad esempio fare un aumento di capitale delle autostrade, e aumento di capitale vuol dire che qualcuno ci mette i soldi. Mettere i soldi sarà la Cassa Depositi e Prestiti, dicono 4 miliardi, dicono 3,5, comunque insomma ci metteremo dei soldi noi contribuenti attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, che vi ricordo è il gestore del risparmio postale italiano. Probabilmente la Cassa Depositi e Prestiti oggi non è quella roba di 20 anni fa, quindi meglio loro che ne posso dire Arcuri o Invitalia, questi carrozzoni che ci sono. Detto questo, si tratta di una nazionalizzazione delle autostrade, che però ha alla fine come epilogo, fra un anno e mezzo, due anni, la quotazione di una parte di questa società. Quotazione che vorrà dire che ci saranno dei titoli in borsa, ci saranno dei soci privati e che quindi il pubblico non potrà fare esattamente come gli pare. Oggi il pezzo migliore, secondo me, che scrive su questa vicenda è quello di Claudio Cerasa, perché ci spiega sul Foglio esattamente la struttura dell'operazione, senza tanti giri di parole, e quindi è scritta molto bene, e in poi ci dice che in realtà c'è una anomalia in tutto questo, perché noi abbiamo lo Stato che è regolatore, uno Stato che è vigilante e uno Stato che è azionista. Io vorrei semplicemente a tutti quelli di voi che godono, abbiamo tolto il Benetton eccetera, nei Benetton lo Stato era regolatore, perché fece le regole lui, male, ma le fece lui. Con i Benetton lo Stato era vigilante, avrebbe dovuto vigilare i Benetton e non ha vigilato, e con i Benetton non era azionista, ma con l'ANAS sì, quando cadono i punti cadono all'ANAS. Adesso noi abbiamo uno Stato che regola, vigila e fa l'azionista. Se siete contenti voi, non sono contento io. Nella mia idea liberale questa roba non dovrebbe avvenire. Detto questo, la soluzione che è stata trovata è certamente, come dicono molti giornali e molti analisti indipendenti, certamente meglio della revoca. L'altra cosa che dice giustamente Cerasa oggi, ma il modello sarà quello di ATAC, della mitica Raggi, ILVA, quella delle minchiate che sono riusciti a fare gli italiani e venderla a questi, togliendola ed espropriandola ai Riva, che non hanno avuto nessuna sentenza di condanna, o all'Italia, che abbiamo buttato un pozzo di miliardi e non siamo ancora riusciti a risolvere la situazione, o sarà quelle, diciamo, un po' più di successo di FS, Enel ed Eni, che sono società, per quanto riguarda Eni ed Eni, in cui lo Stato mette poco bocca, ma sono i loro imprenditori a muoversi e i manager a fare come gli pare. Vabbè, l'altra cosa che dice, come si dice, Cerasa, l'altra cosa che dice Cerasa è che a questo punto però Conte sembra rischiare, cioè che Conte rischia abbastanza, perché all'interno del governo ci sono posizioni un po' diverse, anche se oggi c'è la De Micheli che addirittura dice ringrazio il Movimento 5 Stelle. La cosa più bella di giornata oggi, la cosa più bella di giornata oggi è il portavoce. Ragazzi, io il volume ce l'ho al massimo. Vi ho detto mille volte che ho questo qui comprato nuovo, c'ho lo Yeti, c'ho tutto quello che volete. Purtroppo le dirette su Facebook hanno questo problema, meno su Instagram. Alzate il volume, che vi devo dire, sono disperato sempre che mi chiedete il volume, ma non è per tutti basso, alcuni funziona, altri non funziona. Comunque vorrei parlare, prima che mi si interrompesse come al solito, sul modello Bibiana Ragione Venezuela, è la questione di Travaglio, perché la questione di Travaglio è favolosa. Quello fa un'intervista a schiena dritta, senza fare una domanda, a Conte, che parla, e Conte gli dice farò la revoca. Ovviamente la revoca non la fa, non distrugge non solo la famiglia Benetton, ma non distrugge 19 miliardi di euro di obbligazioni di piccoli azionisti che erano in giro. Ma la cosa, grazie Viviana, si sente benissimo, spieghiamo ad altri che alcuni si sente benissimo, altri si sente male, e se ad alcuni si sente benissimo, ad altri male, purtroppo non è un problema mio, non del mio microfono, ma è un problema di questa roba dell'upload, del download, del software di Facebook. Non so cosa dire, però ogni volta devo rispondere su questa cosa. Si sente bene con i rumori di sottofondo, e i rumori ci sono. Allora, fatemi parlare di Travaglio, perché Travaglio oggi, quello che a schiena dritta non ha fatto neanche una domanda a Conte, e in quel giorno Conte ha promesso la revoca, e in quel giorno ha perso 1700 miliardi in borsa Atlantia, bene, in quei giorni lui è il fenomeno. Oggi che poi non fa la revoca, grazie al cielo, sapete che cosa dice? Ma è solo un passaggio di Travaglio. Toc toc!
leggetevelo, vi prego, perché capite la malafede di Travaglio. Dice, ma Cassese, che scrive sul Corriere della Sera, prendeva il gettone di presenza perché era nel board di Autostrade. La Mondardini, amministratore delegato, manager che va, ha girato tutte le aziende, come si chiama, amministratore delegato di Repubblica, lo era, oggi non lo è più, aveva i gettoni di presenza perché era nei board delle autostrade, delle famiglie, insomma, i board allargati. Cioè Travaglio sostiene che l'amministratore delegato di Repubblica influenzava i giornalisti di Repubblica, e Sabino Cassese, che è esimio giurista, giudice emerito della Corte Costituzionale, per il gettone di presenza che aveva nel board di Autostrade, scriveva, cosa che non faceva ovviamente, scriveva a favore di Autostrade. Però c'è un piccolo problema, toc toc! Sapete qual è il problema, ragazzi? Che sapete chi è il presidente dell'ENI? Altro che gettone di presenza, parliamo di centinaia di migliaia di euro. Sapete chi è diventato presidente dell'ENI? Un membro del consiglio di amministrazione del Fatto Quotidiano, cioè la signora Lucia Calvosa, membro del Fatto Quotidiano, del consiglio di amministrazione del Fatto Quotidiano, diventa presidente dell'ENI, la più importante società quotata italiana insieme all'Enel. Allora, se uno deve pensare male, come fa Travaglio, con tutti, perché sono tutti colpevoli, però Travaglio sono tutti colpevoli tranne che cazzetti suoi. Cioè, se un membro del suo consiglio d'amministrazione diventa membro del consiglio d'amministrazione dell'ENI, non c'è problema, nessun problema. Se un suo giornalista si candida, non c'è nessun problema. Se lui prende 2,5 milioni di prestito, nonostante perdesse 1,5 milioni l'anno scorso, col 90% di garanzia dello Stato, non c'è problema. Questa è la logica di Travaglio. Poi dopo, voglio dire, pensate come volete, però insomma mi sembra una cosa incredibile. Bonafede dice, festeggiano i cittadini, lo Stato è tornato a dettare le condizioni. Ovviamente si tratta di una minchiata, lo Stato l'avrebbe potuto dettare sempre le condizioni, il problema non è lo Stato che detta le condizioni, lo Stato ora, come dice bene Cerasa, bisognerebbe che Bonafede capisse due o tre cosine di economia, ma ha difficoltà secondo me anche in quelle di giustizia nel capirlo, che regolare, vigilare ed essere proprietari dovrebbero essere situazioni un po' diverse, ma questo non gli è chiaro. La De Micheli, secondo me, che aveva difeso la posizione, ne esce, io quando vedo che la De Micheli dice ringrazio il Movimento 5 Stelle, mi viene da piangere. Di Maio, ora giù con i pedaggi, dice al Corriere della Sera. Ma vedete, se questa società dello Stato potrebbe anche non farli pagare i pedaggi, una società dello Stato è nazionalizzata, non li paghiamo, ma andiamo in giro senza pagare i pedaggi, come in Germania. Quello che non paghi coi pedaggi lo paghi come tasse. Oggi, vi voglio segnalare, si titola Il Sole 24 Ore, ci sono 246 scadenze fiscali nei prossimi 15 giorni, perché questi non sono riusciti neanche a prorogare le imposte dal 20 luglio al 20 settembre come ci avevano promesso, se non lo faranno dopo. Quindi questi sono dei pagliacci. Di Maio, ora giù i pedaggi, ma facciamoli scendere a zero, facciamoli scendere a zero, che ci vuole? Facciamo la Germania, appunto, tanto non pagheranno i contribuenti. E i giornali come la vedono? Beh, equivoco moderato il Corriere della Sera, più che equivoco Autostrade, la svolta e i dubbi, che è un titolo fattuale. Repubblica, le autostrade, controllo CDP, i Benetton un esproprio, perché i Benetton tutto sommato, nonostante quello che tutti dicono, volevano restare, perché poi i giornali di destra dicono i Benetton gli hai fatto il regalo, ma i Benetton, ragazzi, volevano restare là dentro, non volevano andarsene via. Certo, avrebbero perso qualche condizione di favore di quelle orribili concessioni secretate, di cui veramente è uno scandalo quello che abbiamo fatto, ma è uno scandalo che lo Stato, appunto, quello che doveva vigilare, controllare, eccetera, ha concesso a dei privati. Quindi il problema un po' anche c'è nello Stato. Fantastico è il, come si dice, Benetton vincono i 5 Stelle, quotidiano nazionale, Conte fa ricchi i Benetton, invece Il Tempo e Il Giornale e Il Libero, e poi Autostrade liberi i Benetton in fuga. Insomma, ogni giornale la interpreta. La cosa certa è che quello aveva proposto la revoca e la revoca non c'è stata. I Benetton sono stati chiaramente espropriati, ci hanno guadagnato o non ci hanno guadagnato da questo esproprio, lo vedremo. Avremo adesso un'autostrada controllata dalla CDP, Dio ci scampi da una nazionalizzazione di tutta l'economia. Questo lo pensa un liberale, ma comunque voi pensatela come vi pare, ma quelli che seguono questa zuppa liberali certamente sono. Cottarelli, stupendo, perché le prime tre righe di Cottarelli su Repubblica, l'entusiasmo
di Conte che dice interesse pubblico ha avuto la meglio su un grumo di interessi privati. Guardami, quando io sento Conte mi viene il sangue al cervello, c'è sempre il nemico, è sempre Travaglio, è sempre l'odio nei confronti di qualcuno, e questa cosa è stata fatta per i morti del Ponte Morandi, sono loro che sfruttano i morti del Ponte Morandi. Questa cosa non deve essere fatta per i morti del Ponte Morandi, ma perché non ci siano altri morti, se mai. Ma insomma, Cottarelli dice l'entusiasmo di Conte mi ricorda abbiamo abolito la povertà. Toc toc! Perché ve lo siete dimenticati? Questo governo della minchia, col precedente socio, che non era meglio in quel governo, diciamo, giallo-verde, aveva detto che avevano abolito la povertà. Avevano abolito la povertà e noi siamo ancora qua che li stiamo ad ascoltare questi. Abbiamo abolito la povertà e adesso, dice Conte, abbiamo rotto un grumo di interessi privati. E sai che interessi pubblici avremo con questo grumo degli amichetti tuoi, tuo e del Falco? Sono andato sul Sole 24 Ore per vedere cosa diceva il giornale della Confindustria e in prima pagina, amici, io ve lo devo dire, in prima pagina sul Sole 24 Ore mi sono visto lezione da Covid. Io dico, beh, lezioni da Covid, e chi ce le dà le lezioni da Covid? Arcuri! Arcuri! Primo pezzo l'ha scritto Arcuri e l'altro l'ha scritto la Mazzucato, una, diciamo, economista inglese, una bellissima donna, elegante, molto chic, però che ha un piccolo difetto, che è una comunista. Quindi la comunista moderna, cioè quella che dice che lo Stato si deve occupare, il privato sono tutti più o meno dei ladri, il mercato è una cagata, lo dice in maniera molto più colta, molto da XX secolo, una marxista. Quindi Arcuri e Mazzucato sono i due dioscuri che ci danno le lezioni di Covid da Sole 24 Ore. Sai che ti dico, Tamburini? Prenditelo tu il giornale, oggi leggetelo tu, leggetevelo voi, perché un imprenditore, un artigiano, un operaio, un professionista che oggi si vede che le lezioncine gliele fanno Arcuri e Mazzucato non è incazzato col giornale di oggi, di più, ma lo dico con affetto nei confronti di un giornale come Corriere della Sera, che per uno che scrive di economia è fondamentale, ma io leggermi oggi la Mazzucato che mi fa la lezioncina sul Sole 24 Ore, sul giornale degli industriali, dico industriali, prendetevelo, sono gli stessi industriali che a Roma non hanno fatto eleggere uno che si chiama Diamato, un'azienda da 4 miliardi, hanno fatto eleggere uno sconosciuto che non ha un'azienda. Questa è il Confindustria, Sole 24 Ore, la Louis Green, sapete che c'è di nuovo? Ciao core, vabbè, ma lasciamo perdere. Recovery Fund, fantastica, l'unica notizia che riguarda, come si chiama, gli aiuti europei già hanno deciso di far scendere di 100 miliardi, quindi il fondo perduto non sarà più di 500 ma sarà di 400, 70 mila tanto, un quinto in meno di fondo perduto, vuol dire che l'Italia degli 80 ne perderà un quinto, quindi una ventina di miliardi, una quindicina di miliardi verranno persi. Beh, bello il pezzo oggi di Alessandro D'Arold, perché in tutto Casino Autostrada hanno fatto le nomine dell'Agicom e della Privacy, un anno che dovevano farle, questo è il governo dell'efficienza, però pare che Berlusconi abbia portato a casa un buon risultato, secondo quello che dice Alessandro D'Arold. Due cose fondamentali, la cosa della grottesca Europa, tassano Apple per 13 miliardi perché praticamente non pagava le imposte in Irlanda, in realtà tassano l'Irlanda che non poteva fare questi vantaggi fiscali alla Apple per 13 miliardi. Il Tribunale Europeo ieri che cosa decide? Che era sbagliato quello che aveva deciso la Vestager, cioè la nostra commissaria che aveva fatto sì che venisse tassata la Apple. Non sono, penso che l'Apple paga troppo poco di imposte in Italia, non perché le paghi lei troppo poco, perché le paghiamo troppo alte noi, cioè se tu fai un lavoro normale, il nostro lavoro, la zuppa di porro, io pago tasse sulla zuppa di porro che non paga la Apple. Potrò essere un po' cazzato, ma la cosa straordinaria è che questa grandissima, straordinaria burocrazia europea da una parte le tassa e poi la Tribunale le assolve e fa sì che Apple possa fare come gli pare. Stupendo, questo è se vi pare. Nel frattempo cyber attacco a Twitter che fotte l'account, non so, di Joe Biden, di Musk, di Apple, e questo è l'altro grande mondo, mentre noi siamo qui a pensare a le autostrade informatiche e le loro sicurezze. Come si diventa fan più attivo, Claudio? Non lo so. Buongiorno Rita, che è fan più attiva, e poi sei educatissimo, chissà che cosa è successo là. Barbara, un saluto qua e alle altre persone che mi seguono su Instagram. Teresa, un abbraccio, noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it e ci sono molte, molte altre informazioni, perché sto caldo come un demonio, perché questa roba qui ve la voglio ricordare, tra sole e travaglio è da pesciarsi dalle risate. Ciao!